tra le vittime, diciamo, della violenza domestica ci sono anche i minori. In genere, i minori assistono quotidianamente a violenze domestiche, riportando gravi traumi per quella che in Italia viene chiamata appunto violenza assistita, ma per la quale gli inglesi hanno usato il termine sofferta e i tedeschi convissuta, per dare un'idea più precisa. Questo fenomeno si sta allargando in Europa a macchia d'olio, in quanto in molti casi la violenza domestica non viene adeguatamente riconosciuta e valutata nei tribunali, dove i giudici applicano l'affido condiviso senza tener conto della reale conflittualità che esiste tra i genitori. E tra l'altro, il genitore è proprio il caso in cui la violenza si manifesti, e molto spesso sono proprio i minori le vittime. A tale riguardo, sarà per me piacere dare la parola a Maria Giovanna Castaldo, presidente dell'associazione ASMIF, associazione sostegno minori e famiglie. Allora, buonasera a tutti, mi presento, sono Maria Giovanna Castaldo, faccio l'avvocato, mi occupo in maniera esclusiva di diritto della famiglia minorile. E quando Angela mi ha chiesto di partecipare a questo dibattito, mi ha chiesto come volessi, in quale veste volessi venire qui, e io ho detto subito, non in qualità di responsabile regionale del Dipartimento Giustizia Italia dei Valori, non in qualità di segretario della Camera Minorile, ma ho detto vengo qui in qualità di presidente dell'Associazione Sostegno ai Minori e alla Famiglia. Quando un po' di tempo fa abbiamo deciso di mettere su questa associazione, abbiamo pensato al nome, e il nome doveva contenere necessariamente questa sottolineatura, l'idea di sostegno. E adesso più che mai, quando a causa dei tagli, soprattutto agli enti locali, i tagli al welfare, no? Ormai lo Stato sociale si sta dissolvendo progressivamente nel mercato, seguendo i dettami della BCE, soprattutto in questo momento è importante dare, diciamo, un sostegno ulteriore a quelle che sono le classi, le categorie più deboli. I soggetti più deboli, nonostante il progresso, nonostante le innovazioni tecnologiche, nonostante tutto, i soggetti più deboli sono ancora, rimangono i minori e le donne. Come già è stato ampiamente sottolineato, le donne sono i soggetti maggiormente colpiti dalle violenze endofamiliari, dalle violenze domestiche, e questi dati che vediamo, la cosa più impressionante, sono i dati del denunciato, ma le denunce sono soltanto, diciamo, la punta di un iceberg, si denuncia sempre meno. Molto spesso anche gli assistenti sociali hanno paura di denunciare, molto spesso anche i vicini di casa hanno paura di denunciare e non lo fanno. A me piace questa platea, perché è una platea molto variegata, composta non soltanto da addetti ai lavori, e quindi, diciamo, a tutti voi, diciamo così, dedicherò questo mio intervento. Per me questa location, questa locazione ha una valenza simbolica importantissima. Noi ci troviamo in una biblioteca che oggi per la prima volta ho avuto modo di visitare, e noi dalla conoscenza dobbiamo partire. È la conoscenza che deve essere il motore di tutto, come diceva Michel Foucault, il sapere è una forma di potere. Soltanto se noi avvocati, gli assistenti sociali, gli insegnanti, conosciamo che esistono degli strumenti giuridici, che esistono dei diritti, possiamo dare ai soggetti più deboli la possibilità di azionare questi diritti. E da qui voglio partire. Quando noi, io mi occupo per lo più di diritto civile. Il diritto civile esiste, l'articolo 342 bis, è un articolo che consente una forma di tutela abbastanza rapida, che adesso si sta, diciamo, man mano conoscendo, ma io ricordo qualche anno fa quando ho proposto i primi 342 bis in cancelleria, non mi volevano accettare questo ricorso, dicevano che cos'è questa cosa? Nonostante fossero passati già 3-4 anni dal 2001, quando è entrata in vigore questa norma, ancora non si conosceva. E noi qui
con gli operatori sociali. Dobbiamo battere e dobbiamo battere su questo punto e dobbiamo diffondere questa norma, l'utilizzazione di questa norma. Che cosa dice questa norma? Parto dal codice, spero di non annoiarvi. Allora, quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisico morale, ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice in istanza di parte può adottare con decreto uno dei provvedimenti di quell'articolo 342. Che cosa può stabilire? Può stabilire, uno, l'allontanamento dalla casa coniugale del convivente maltrattante, dalla casa familiare. Può stabilire che questa persona non si avvicini a luoghi abitualmente frequentati dai familiari che sono vittima di violenza. Può stabilire anche un assegno, diciamo un congruo assegno di mantenimento, anche questo è importante, perché molte donne certe volte venivano in associazione e dicevano: io voglio denunciare mio marito, ma io non ho soldi, non lavoro, dopo che faccio? È importante che tutti quanti noi diciamo alle donne: ecco, in questo caso c'è la possibilità di stabilire anche un congruo assegno di mantenimento per te e figli. Quali sono le persone che possono utilizzare questo strumento? Sono i conviventi, quindi non soltanto il coniuge, ma anche il convivente morosorio, che è completamente parificato al coniuge, ma anche il genitore, perché mi sono capitati casi di genitori che hanno anziani che hanno denunciato i maltrattamenti posti in essere nei loro confronti dai figli. E anche, che so, il figlio o il genitore in qualità di, appunto, di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio maltrattato. Uno degli ultimi casi che mi è capitato, purtroppo per la mia professione i casi sono all'ordine del giorno, uno degli ultimi casi che mi è capitato è quello di un bambino che è stato letteralmente azzannato dal padre, che si è difeso in giudizio dicendo che voleva giocare, c'è un cartone animato, Ben 10, non c'era l'orologio magico, non ho pensato di prestargli un suo orologio, non lo so, di andare dal marocchino e comprargli un orologio di 5 euro e azzannato il braccio facendogli la forma dell'orologio. Ovviamente questo signore è stato condannato in primo e in secondo grado perché ha proposto anche reclamo, adesso non si può avvicinare ai luoghi abitualmente frequentati da questo bambino, però poi abbiamo un problema grave che è quello del supporto psicologico. Sono mesi che cerchiamo per questo bambino l'autorizzazione, un supporto psicologico, perché io quello sguardo, lo sguardo di questo bambino, io non lo dimenticherò più, ed è lo stesso sguardo del padre, e no, adesso a distanza di mesi ancora stiamo combattendo. E a proposito del supporto psicologico, voglio parlare del caso di Teresa Buonocore. È un caso di cui purtroppo io mi sono interessata personalmente in qualità di curatore speciale. Era coinvolta una bambina, anch'ella vittima delle violenze sessuali poste in essere nei suoi confronti dall'imputato, come le figlie di Teresa Buonocore. Era un'amichetta delle figlie di Teresa Buonocore. Io ero il suo curatore speciale perché per una serie di motivi questa bambina era stata allontanata dalla residenza familiare. Questa bambina assolutamente non voleva ovviamente essere interrogata dai magistrati in qualità di parte lesa, insomma così, era stata chiamata in giudizio e era impaurita e assolutamente si rifiutava di colloquiare con i magistrati. C'è stato un processo veramente terrificante in cui è stata ascoltata con lo specchio unilaterale da un esperto, da un psicologo, e poi alla fine ha fatto, diciamo, le sue dichiarazioni. Quando è uscita fuori, la sua prima preoccupazione è stata quella delle conseguenze e mi ha chiesto: ti prego aiutami, perché io non la reggo questa situazione. Una ragazzina all'epoca aveva 12-13 anni. Non la reggo questa situazione, ho bisogno di uno psicologo. Una ragazzina che ti chiede questo. Sono passati anni, nonostante ci siamo attivati, il comune interessato non aveva fondi, ha fatto un colloquio con uno psicologo. Nel frattempo questa minore adesso ha 16 anni, ha una relazione sballata, un figlio, ha avuto un figlio nel frattempo, e questo è il risultato. Allora io dico questo, è fondamentale
che noi avvocati ci attiviamo per la difesa dei minori. Io parlo in qualità anche di avvocato che nominato come curatore speciale e come tutore dei minori. Però è fondamentale, soprattutto, e qui l'appello ai politici qui presenti delle varie forze politiche, un intervento politico, perché senza una rete, un supporto, un lavoro in rete a cui si è fatto riferimento, a cui il sindaco ha fatto riferimento, tutto il lavoro degli avvocati, dei curatori, dei tribunali non ha senso. Quindi diciamo, spero, voglio concludere questo intervento con un auspicio, quello che si proceda sempre di più al si faccia ricorso ai saperi integrati, al lavoro in rete fra magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, e soprattutto spero che con questo governo, anche se ho dei forti dubbi, diciamo così, vengano stanziati dei fondi gestiti direttamente dagli enti locali per queste problematiche, per le fasce sociali più deboli, perché si faccia proprio della lotta alla esclusione sociale un impegno duraturo e continuativo. Grazie e buon proseguimento.